Il vino frappato è un vino rosso che d'estate può essere servito fresco ma anche freddo. È veramente l'alternativa vincente al vino bianco d'estate. Un vino speciale che viene proprio dalla provincia di Ragusa, che trova la sua collocazione migliore col tonno sul quale veramente sta benissimo, il polipo, la triglia, i pesci azzurri come lo sgombro, ma è anche perfetto soprattutto da solo alle 7 del pomeriggio di un meraviglioso caldo pomeriggio estivo. È un vino che ha 13 gradi, è un vino leggero, è un vino che aprendolo sprigiona i suoi profumi di viola, lamponi, more, che ha anche un sapore speziato. Il frappato di Valle della Capra viene da una terra nera con ciottoli bianchi, il vigneto è posto a metà della vellata, a altitudine di 190-200, quindi non è molto alto. Il nostro frappato non fa legno, quindi matura in acciaio e noi lo mettiamo in bottiglia dopo 6-7 mesi dalla vendemmia e consigliamo di berlo nell'arco di un paio d'anni. Non succede niente al terzo anno, semplicemente perde un po' le caratteristiche di freschezza, di fragranza. Certo che nell'arco di 2 anni trova veramente il suo punto di gradimento più alto. Il frappato di Valle della Capra nel 2014 è anche particolarmente importante perché segna la prima vendemmia di Carlo Casavecchia con Valle della Capra, sua prima impronta digitale proprio sul nostro frappato. Il frappato 2014 è anche una vendemmia fortunata, perché la vendemmia 2014 in Sicilia è una delle migliori vendemmie degli ultimi 10 anni, quindi bisogna non perdere l'occasione di assaggiare i vini 2014 che vengono dalla Sicilia.